Quaderni dell'Alpago vi dà il benvenuto a questo nuovo appuntamento. Le montagne che circondano Chies d'Alpago hanno ospitato domenica 7 agosto la 10ª edizione dell'Alpago Sky Super 3, la Sky Race che vuole onorare la memoria di Andrea Zanon, David Cecchin e Maudy De Marc, i tre ragazzi del soccorso alpino caduti sul Monte Cridola nell'estate del 2012. L'evento clou si svolge su un tracciato di 22 km nel quale si combinano tecnicità e paesaggi mozzafiato. Considerate le sfavorevoli previsioni meteo, nella serata della vigilia l'organizzazione ha optato per il tracciato alternativo, che si mantiene a quote più basse rispetto agli oltre 2000 metri del Monte Venal, conservando comunque le caratteristiche di tecnicità di quello originario, con un dislivello di 1400 metri. A mettere in fila la concorrenza è stato l'altoatesino Lucas Gasser, che ha portato a termine la propria fatica in 2 ore e 13 secondi, precedendo di 11 secondi il veronese Francesco Lorenzi e di 39 secondi il bellunese Gabriele Del Longo. A completare la top 5 sono stati l'atleta di casa Gianpietro Barattin ed il veronese azzurro di Winter Triathlon Mattia Tanara. La gara femminile è stata vinta dalla bellunese Giulia Polle in 2 ore 27 minuti e 18 secondi davanti a Simona Checcucci e Milena Pasin. Sono contentissimo che potevo vincere questa bellissima gara, anche se non abbiamo fatto il percorso originale, ma il percorso mi è piaciuto tanto perché è andato sempre su e giù, erano alcune discese ripide, anche ascese ripide. Sì, è una bellissima gara e il tempo era anche più bello di ieri e è una giornata perfetta per me. Non partivo in condizioni di forma troppo eccezionali, dopo una mini influenza come si sente, e fino a stamattina ero incerta sulla partenza. Poi quando ho saputo dell'abbassamento del percorso ne ho approfittato, ho detto ho margine di rientro se non dovessi farcela, e ho impostato un ritmo tranquillo, ho visto che non c'era nessuno dietro e allora ho cominciato ad incrementare un po' in base anche a, diciamo, al mio respiro, e ho capito che non avrei avuto problemi a guadagnarmi un altro bel risultato. Devo dire che rispetto al mio stato di forma di questa mattina sono più che soddisfatta della performance, e un bell'ambiente, veramente bello, nonostante il percorso non sia stato l'originale, e bello, sicuramente ci tornerò per fare la vera. Sono rimasti invariati gli altri due percorsi di Alpago Sky Super 3, quello della Mini Sky 3, 12 km e 780 metri di dislivello con partenza e arrivo alla Mosano, per concorrenti allenati ma che preferiscono distanze e dislivelli contenuti, e la camminata per tutti, 5 km di sviluppo e 250 metri di dislivello, sempre con partenza e arrivo alla Mosano, prova accessibile a chi voglia semplicemente passeggiare. Ci abbassiamo solo di poco rispetto alle montagne che hanno ospitato la Sky Super 3 per portarvi nella frazione di Irrighe, sempre in comune di Chies d'Alpago, dove nel fine settimana del 6 e 7 agosto si è svolta la 23ª edizione del torneo Green Ball. Ritornato dopo il forzato stop a causa del Covid nel 2020 e 2021, l'evento si svolge in una location unica nel suo genere, a 900 metri di quota. Immersi nella natura, i componenti di 24 squadre si sfidano per 2 giorni in un torneo di calcetto 3 contro 3 che negli anni ha mantenuto e fatto crescere la sua attrattiva nei confronti degli appassionati. La prima edizione fu organizzata dal gruppo giovani di Chies d'Alpago e ai giorni nostri a portare avanti il Green Ball sono gli amici di Matt. Dal 2014 il torneo si svolge infatti nel ricordo del giovane Matteo Zanon, scomparso in un incidente stradale.
La cronaca del torneo registra la vittoria della squadra Megusta Podarlo, che ha battuto in finale la Juventus per 3-2. Ma al di là delle classifiche, sono l'amicizia e la solidarietà i due pilastri fondamentali del Green Ball. Infatti, il comitato organizzatore destina ogni anno il ricavato a scopi benefici. Già attivo da qualche mese, l'ufficio turistico gestito dal Consorzio Alpago Cansiglio è stato inaugurato ufficialmente lunedì 8 agosto. La struttura, che si trova a Farra d'Alpago, nei pressi del viale d'accesso al lago di Santa Croce, è stata finanziata in parte con fondi europei e in parte con fondi della Regione Veneto. Al suo interno il turista può avvalersi di un ventaglio di proposte per trascorrere al meglio le proprie vacanze nella conca e al tempo stesso fare la conoscenza diretta con i prodotti delle aziende agricole locali che fanno parte del consorzio turistico. Tutte le autorità presenti all'inaugurazione hanno posto in evidenza il ruolo strategico del punto informativo, ovvero quello di promuovere in maniera unitaria e sinergica l'intero ambito turistico alpagoto. Una valenza sicuramente simbolica, perché l'ufficio è già aperto da diversi mesi, ma allo stesso tempo molto importante nell'unità di intenti, visto che oggi erano presenti i tre sindaci dell'Alpago, quindi si parla di Alpago come conca e non diviso in vari comuni. Era presente la regione con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, l'europarlamentare Tony Darè e l'amministratore unico della DMO. Questo per significare che c'è proprio un lavoro di squadra nella promozione e nel dare valore al territorio, in particolar modo al territorio dell'Alpago. I confini sono delle cerniere che vorremmo si aprissero, non si chiudessero, quindi parliamo di Alpago e parliamo di Valbelluna, quindi di Feltre, di Belluno, parliamo della provincia intera. Un turista che arriva dall'estero e arriva a Venezia in aeroporto vede questo territorio come un territorio unico e unito. Abbiamo voluto, oltre ad inserire quello che sono le informazioni turistiche con i vari dépliant o le mappe o quant'altro, inserire anche i prodotti delle aziende del territorio, aziende che danno un valore aggiunto a quello che la conca può offrire. E in questa porta appunto dell'Alpago abbiamo questa vetrina che mette a contatto diretto le aziende con i visitatori. Diamo visibilità comunque a tutta la conca creando diversi eventi. Abbiamo un programma estivo che va a coinvolgere tutte le guide che ci sono nel territorio, dalle guide naturalistiche alle guide di mountain bike e quant'altro. In più andiamo ad organizzare eventi dedicati su varie tematiche. L'anno scorso c'è stata una serata con Massimiliano Ossini e quest'anno ne avremo un'altra particolare che andremo a fare in agosto con un pilota, Andrea Fontana, che è di Ponte nelle Alpi. E creeremo comunque delle serate a tema per dare un qualcosa in più anche al turista che risiede nella nostra zona. Conto alla rovescia per la 28esima edizione del Giro del Lago di Santa Croce. La data, lo ricordiamo, è quella di domenica prossima 21 agosto. L'evento benefico ritorna nella sua versione integrale dopo quelle modificate per far fronte all'emergenza sanitaria. In programma, a partire dalle 9.30, una prova di ciclismo sui 17,4 km, una di podismo e una riservata alle handy bike sulla medesima distanza, una sui roller di 4,8 km e una pedonata di 7. Partenza e arrivo sono fissati a Puos d'Alpago. Un ritorno in grande stile che emoziona l'organizzazione, ovvero il Comitato Alpago Due Ruote e Solidarietà. Siamo tornati, come dicevo prima, ante 2019, quindi il programma della manifestazione è il programma classico. Partenza in piazza per categorie, iniziamo alle 9.30 e poi, fatti i tre percorsi a seconda della categoria appunto, ci troviamo verso mezzogiorno e mezzo ancora in piazza per passare alcune ore insieme. Il senso della manifestazione è anche questo, raccogliere sì fondi
per la solidarietà, per la Cucchini e per la Via di Natale, ma anche fare un po' gruppo, mettere insieme la gente, passare qualche momento un po' in serenità. Le iscrizioni iniziano mercoledì 17, proseguono il 18, il 19 e il 20 in piazza Puos, nei locali della ex Unicredit. Resta invariata la natura solidale dell'iniziativa. Il ricavato verrà devoluto come sempre all'associazione Via di Natale di Aviano e alla bellunese Cucchini. La Cucchini esiste da oltre 30 anni. Diciamo che la collaborazione con il comitato che organizza il Giro del Lago diciamo esiste da una decina d'anni circa. Non abbiamo contributi pubblici, per cui il sostenimento della nostra associazione è esclusivamente per merito di donazioni di privati, di lasciti testamentari ove ce ne sono, e di contributi sempre di privati, per cui questo contributo è particolarmente importante per la nostra sopravvivenza. Insomma, ecco, diciamo che collaboriamo con il comitato anche per le attività connesse al Giro del Lago, un minimo di supporto logistico. Ecco. Sono tante gocce che ci aiutano a vivere, perché noi per gestire questa struttura ogni anno spendiamo 1.700.000 euro. Il rapporto con il Giro del Lago è nato tra più di 30 anni fa, perché avevamo a parte un consigliere che è deceduto 2 anni fa, Vittorio Mares, che lui era consigliere della Via di Natale. Abbiamo conosciuto l'Alpago, di cui mio marito era innamorato, e perché è una bella zona, di cui dico tante volte alle persone: andate, non andate lontano, andate più vicino, ci sono dei posti bellissimi. E sono particolarmente grata all'associazione Due Ruote Alpago, a Ennio in particolare, col quale ho rapporti più frequenti, per questa cosa, che è una cosa molto bella.